Eppure un nome è poca cosa, è davvero troppo poco un nome. Sembra un limite scandaloso. Certo, è una definizione, ma alla fine rende tutto afferrabile, rende tutto oggetto di possesso. Un nome, una definizione, diventa un confine. Un confine sul quale si può anche consumare la battaglia dell'identità. Così oggi ci troviamo presi tra due fuochi che ardono da sempre nella società: il fuoco di volerci definire, di voler segnare i confini, voler dire questo è mio, questo non sono io. E così scateniamo conflitti. Dall'altra, il senso di colpa per i conflitti fa sì che rifuggiamo dall'identità, come se fosse qualcosa di negativo. Il problema è che bisogna ricordare che l'identità non è un confine, ma è una soglia. È la soglia sulla quale puoi dire all'altro benvenuto. Senza questa soglia non ci può essere incontro. Giovanni viene interrogato. Cercano già di afferrarlo, di imprigionarlo. Lo faranno dopo perché prenderanno una definizione di lui e incastreranno quella, ma Giovanni è vivo oggi perché non si lascia definire da un nome che sia un confine che può diventare una trappola, una guerra, una prigione. Giovanni piuttosto si definisce in relazione ad un altro, sicuramente come voce di una parola, direbbe Agostino, ma lui si definisce anche in base ad un altro, lascia le parole di un altro, il profeta. A Isaia lascia il compito di dire chi è, si fa risonanza di una parola eterna e questo lo rende grande. Giovanni profeticamente smonta il nostro desiderio di definirci, di conquistarci un'identità e si lascia raccontare da una parola più grande di lui. Questo non potrà essere imprigionato, non potrà essere ucciso di lui. Forse la profezia è questo, il coraggio di un'identità che non traccia confini, ma apre soglie di incontro. Che sia questo il dono più grande che riceviamo da una parola, che non vedo l'ora di raccontarci. Amen.